Angela Melillo, di recente a Verissimo il programma condotto dalla bellissima e sexy Silvia Toffanin. La soubrette non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ha ripercorso con Silvia alcuni dei momenti più drammatici della sua esistenza, della sua vita. Siamo abituati a vederla come una donna forte, grintosa, simpatica, determinata, a quel sapore, sempre col sorriso sulle labbra, eppure la Melillo non è riuscita a elaborare la perdita dell'amata madre, che fin da piccola l'ha sostenuta, l'ha sempre amata, adorata, no? E l'ha sempre, diciamo così, sostenuta proprio nel mondo della danza. In particolare avrebbe detto: mia madre mi accompagnava tutti i giorni a lezione in autobus. Si è ammalata all'improvviso, avrebbe detto Angela Melillo, e per un anno e 8 mesi sono stata vicino a lei, fino alla morte che si è verificata il 30 maggio, il giorno del compleanno di mia figlia. Quel giorno lì, tenendole la mano, mi disse: se li chiudo non li aprirò più. Una data in cui non so se piangere o gioire, e quindi c'è stato un momento buio, molto buio. Lei è la cosa più importante. Poi, un'ora dopo mi sono separata e da quell'anno ho perso mio papà. Insomma, non è una vita bella quella che, o comunque momenti belli, quelli che passa per l'appunto la bellissima e simpatica Angela Melillo. Una situazione insomma difficile, una vita complicata. Parla poi dell'amata figlia di nome mia e ve li seguito. Insomma, tante cose dette a Silvia Toffanin di Verissimo, programma di Canale 5. Non vi disvelo cos'altro avrebbe detto, ma vi lascio togliervi la voglia, o meglio lo sfizio, di cercare su YouTube o comunque sul web proprio Verissimo la puntata di recente c'è stata, dove Angela Melillo è stata ospite. Il video termina qua. Questo video non vuole ledere la privacy di Angela Melillo né di altre persone, ma solo ed unicamente informare eventuali esseri umani di ciò che la Melillo avrebbe detto. Da parte mia è tutto, un saluto caro e complimenti sempre ad una donna bella, stupenda e straordinaria come Angela Melillo.